Bentornate e bentornati, seconda parte. Ancora una digressione sull'aspetto della moneta, poi ci occupiamo di Slap 6, il sesto folder. Perché gli economisti danno poca importanza alla moneta? Tranne gli economisti monetari, che studiano economia monetaria e che studiano strettamente le conseguenze del comportamento delle banche e delle banche centrali sull'economia tramite la formazione di moneta. E non è molto interessante lo studio della moneta sinché la moneta è strumento neutrale. Io ho lavorato per 100 euro, mi danno 100 euro, compro per 100 euro, tutto ritorna perché compro esattamente la stessa misura che ho guadagnato lavorando. Siccome in quei 100 euro è incorporato prevalentemente lavoro, tutto quadra. Poi anche incorporato profitto, ma anche i prenditori del profitto compreranno e di nuovo torna. Se il profitto è utilizzato per fare investimenti, saranno i beni di investimento ad essere comperati e di nuovo tutto ritorna. Però ci sono i momenti in cui si crea più moneta o si crea meno moneta o addirittura si cerca di toglierne dal mercato. E non è che la moneta si crea stampandola e salendo su un elicottero e buttandola per le strade. Quello che ho detto non è una boutade, tecnicamente si chiama helicopter money, quando si immagina di rilanciare l'economia buttando liquidità nel sistema. Il problema è che, come ha ben conosciuto la Banca Centrale Europea in questi ultimi anni, di liquidità ne è stata creata infinita e non è servita a niente. È servita essenzialmente alle banche per comprare titoli pubblici. Vabbè, qualcosa è servito, ma non ha mosso il mercato. Per questo recentemente l'Economist, recentemente significa 3 mesi fa, ha proposto che ogni cittadino possa avere un conto corrente diretto con la Banca Centrale Europea. E quando la Banca Centrale Europea decide di muovere la liquidità per sbloccare l'economia, mette sul mio conto, mio, di Pietro Terna, 500 euro. E io posso spendere. E questa è un'operazione straordinaria di tipo monetario che si giustifica solo se c'è un controvalore di 500 euro di beni che sono stati prodotti e nessuno compra. Se no, è puramente inflazione. Dico delle cose un po' in fretta. Poi non è solo la banca centrale che crea moneta, la maggior parte della moneta è creata dalle banche commerciali. Ogni tanto qualcuno scopre ciò e grida allo scandalo. Abbiamo scoperto che le banche creano moneta dal Medioevo. È esattamente quello che ho detto prima. Ho avuto 300 fiorini d'oro da lui e con 300 fiorini d'oro faccio prestiti per 1000 fiorini. Quelli che hanno ricevuto i prestiti, buona parte di essi, me li deposito. E io li presto di nuovo. È un moltiplicatore a decrescere, perché ogni volta ne presto un po' di meno perché avendo una riserva. E questo si chiama moltiplicatore monetario. Dove metto il rischio così? Normalmente dopo il rischio. no, se ogni volta io ne tengo una parte a riserva, non aumenta il rischio, arrivano tutti i risparmiatori a chiedere i soldi simultaneamente, no, si comporteranno tutti nello stesso modo. Però se mi fallisce di uno. C'è il fallimento del risparmiatore. Il risparmiatore mi dà i soldi a me. Attenzione, se invece il credito non ripaga il suo credito, fa parte della normale attività bancaria. L'attività bancaria deve prevedere il rischio. Con Basilea 3, sapete che c'è stata una serie di accordi detti di Basilea, perché la Commissione della Banca del Parlamento Internazionale si è sempre riunita a Basilea. Con Basilea 3, già 2, ma 3 rinforzato, oltre a detenere la riserva, è imposto un rapporto massimo tra capitale proprio della banca e prestiti che fa, a garanzia del risparmio. Quindi, in compenso, hanno ridotto molto il margine di riserva che si deve detenere, quindi più o meno, no, un po' più sicuro. Non tenere l'Europa. Che cosa?
questo margine. Adesso è 2%, è la vendita, con il rapporto di capitale, 8 volte il capitale, come qualcosa del genere. Adesso, a memoria non mi sono, gli ordini di grandezza sono. Basta, sulla moneta no, non aggiungerei più niente. Folder 6, allora, apriamo Slap Online, anche perché il compito di questa settimana, che tutti farete come sempre, apprezzate l'ironia, che tutti non farete come sempre, però è molto divertente perché prevede di usare Slap Online. Se volete installarlo localmente ne sono molto contento, e se installandolo localmente incontrate dei problemi, seguendo quello che c'è scritto nel file Notes and Links, oppure nel manuale di Slap che trovate online, il compito è di guardare, ad esempio, il più facile dei progetti, quello che si chiama Basic, e provare a modificarne lo schedule, cioè la sequenza degli avvenimenti. Guardiamo online. Io non è che mi ricordo l'indirizzo online di dove ho Slap. Semplicemente vado sulla mia home page. Dalla mia home page, qui c'è scritto Slap Running Version oppure il File System. Il File System ci permette di accedere ai progetti e di modificarli. Allora diamo una prima occhiata, molto veloce. Viene caricato il file system con tutti i suoi folders e noi guarderemo all'interno del numero 6. I progetti proposti sono numerosi, vi suggerisco di dare un'occhiata a quello che si chiama Basic e eventualmente a quello che si chiama Production, ma non so se entro domani riesco a introdurlo. In quel caso quello che si chiama Basic è più che sufficiente. Ripeto, se lo installate localmente ne sono molto contento, così mi dite dei problemi incontrati, altrimenti lo usate online. In questo sistema online noi possiamo scaricare e caricare singoli file e quindi possiamo fare dei cambiamenti. Spero che in un tempo ragionevole mi risponda. E siamo qua. O install locally Slap. Magari siete sorpresi di vedere un file con estensione da foglio elettronico, da spreadsheet. Questo è nato per due motivi. Le persone con cui lavoravo quando sono arrivato a questo punto avevano assoluta dimestichezza di uno spreadsheet e poca dimestichezza di altri formati. E quindi usiamo quello. Inoltre, dentro ad una spreadsheet sapete che si possono mettere dei sheet multipli, posso avere tanti fogli dentro una spreadsheet. E l'idea è che i sottofogli siano delle macro, quindi io ho un foglio principale che si chiama schedule e poi ho un foglio che si chiama mangiare ed è la macro da eseguire quando gli agenti devono mangiare. E quello è comodo, tanto sto qua. Non ce la fa, vediamo cosa sta facendo. Non ho sentito, scusi. È la scelta della codifica di Microsoft, perché era quella più usata. Sì, tanto tutti la fanno. LibreOffice, OpenOffice, tutti usano XLS. Tale quale. Sì, no, attivamente usano Sì, anche Microsoft. Ormai anche Microsoft. Sì, sì, ma è una cosa che richiesto l'inizio. Comunque, XLS lo gestiscono tutti. E soprattutto,
c'è sempre stata, mentre non c'è per le altre versioni, c'è sempre stata una library di Python che legge XLS. Questo è il vero motivo. E con un test 1 si potrebbero fare le... Non si possono fare gli spreadsheet. E poi CSV, se lei prende una persona non esperta di fronte a CSV, impazzisce. Sì, però Excel è un buon front-end. Ah, mi trovi sempre tanto. No, ma le colonne. Le colonne sono le virgole. Sì, no, bastano solo con un file di testo, aprirlo con un programma di fogli di calcolo. Lei prende una persona non esperta. Ma ci sono dei problemi di salvataggio. No, prende una persona non esperta e gli faccia fare ciò. Dicesi persona non esperta, un bravo sociologo, un bravo scienziato dell'educazione, che sa benissimo usare uno spreadsheet, un po' meno gli altri strumenti. Oggi mi fa disperare questo oggetto, lo dichiaro mentre registro. Il fatto di avere l'XLS però un po' ci impedisce di, per esempio, svilupparlo attraverso un programma che da solo dice, cioè... No, perché, ascolti, ho capito benissimo la sua domanda. Ho capito benissimo. Lo può fare perché in verità Slap prende l'XLS e lo traduce in un TXT. Se lei vuole, scrive un programma che genera direttamente quel TXT. Quando genera il TXT, esplode le macro. Nel TXT le macro non ci sono. Diventano i loro elementi. Allora, questo è una buona pratica di programmazione. Ne parlo mentre questa bestia si sveglia. La buona pratica di programmazione è quella di disgiungere il più possibile le parti di un package grosso. Il package grosso non deve essere un monolite, deve essere la somma di tanti passi. E allora c'è un pezzo di Slap che produce da XLS a TXT. Poi c'è un pezzo di Slap che da TXT produce in Slapese. Se lo mangia, lo fa suo. E intanto fa tutti i controlli di sintassi, allora chi vuole scrive un generatore di schedule compatibile con quelle file TXT. Se è semplice lo schedule, la compatibilità è banale. Se è complicata bisogna solo capire questo meccanismo delle macro. Non è un grosso problema. Il grosso problema sarebbe cambiare l'ordine delle colonne, per esempio, perché quello va a impattare il pezzo che conduce da TXT a Slapese. L'ordine delle colonne si accetta. Sono stupito di questa lentezza incredibile. Ha fallito e sta ricominciando. Allora, sentite, noi non vogliamo stare qui bloccati a guardare questa lavagna nera e intanto andiamo un po' avanti e poi torneremo a vedere. Ok? Economia, din don, si parla di economia. Laggiù, discoli, si parla di economia. Diteci di cosa state parlando, così giochiamo. Di economia, scoperto. Perché i soldi interessano a tutti. Come? Sì, sì, sì. Però non distraetevi troppo, birboli. Le cose che ho detto su XLS, TXT sono molto utili se volete capire un po' di Slap. Torniamo a parlare di economia. E parliamo del monopolio. Monopolio è un mercato che di fatto non incontriamo più, ma è utilissimo per capire la distanza rispetto al mercato ideale che non esiste, che è la concorrenza perfetta. Tra il monopolio e la concorrenza perfetta ci saranno tutti i mercati veri. Ok? Chiamiamo profitto, funzione della quantità prodotta, la differenza tra revenues, funzione della quantità prodotta, e costi, funzione della quantità prodotta. Siete d'accordo? L'obiettivo dell'imprenditore, monopolista in questo caso, è di rendere massimo il profitto. Vi posso
assicurare che nella realtà questa è una parabola con il fuoco in alto, quindi è una cosa fatta così, e quindi è un massimo. Deriviamo e guardiamo a zero, questa roba qui sarà massima laddove P' uguale a R' meno C' è uguale a zero. E quindi R' ricavo marginale uguale costo marginale. Vi ricordate che il costo marginale è crescente? Immagino che ve lo ricordiate da quando abbiamo visto la concorrenza. Questo era il marginal cost. Ok? Vi ricordate? No, non importa. E perché è crescente? Perché ragioniamo nel breve periodo in cui non si cambiano gli investimenti. E quindi l'unico modo di aumentare la produzione è quello di utilizzare più lavoro a parità di beni produttivi e quindi con un'efficienza del lavoro decrescente e quindi con un costo crescente. Se volete non dimenticarvene mai più, pago gli straordinari. E quindi se pago gli straordinari sono più cari delle ore normali, quindi il margine al costo aumenta. Ok? E in concorrenza perfetta cosa faceva R'? Il ricavo marginale, non il ricavo. Cosa faceva? Dica? No. In concorrenza perfetta, se vi ricordate, il ragionamento era questo. Il prezzo è una costante. Per il piccolo imprenditore, la cui quantità prodotta è irrilevante. Quindi in concorrenza perfetta, solo in concorrenza perfetta, R' è P sottolineato, quindi è una costante. Ma adesso che passiamo al signor monopolista, questa roba non c'è più. Il monopolista è solo lui. Non può pensare di essere irrilevante rispetto al mercato. È ragionevole che essendo l'unico produttore conosca i suoi clienti e sappia che se vuol vendere il telefonino più nuovo che più nuovo non si può e decide di venderlo a 10.000 euro è probabile che ne venderà 10 in tutto il mondo. Se lo vende a 10 euro ne venderà molti milioni, ma a vedere qual è il costo di produzione, non solo, e a vedere il punto in cui è più conveniente collocarsi tra 10 euro e 10.000 euro. Io sono sicuro che quelli che fanno i calcoli per lanciare i nuovi telefonini hanno studiato la funzione di domanda del prodotto che stanno lanciando e collocano il prezzo in funzione di quello che sanno. Tra l'altro ricordatevi sempre con il ragionamento dei doppi prezzi, vale a dire cerco di togliere la rendita del consumatore e dopo 6 mesi, quando tutti quelli che lo volevano comprare a quel prezzo l'hanno comprato, abbasso il prezzo, facendo arrabbiare tutti quelli che hanno comprato prima, ma non importa, lo volevano e stanno buoni. Ok? Se guardate, tutti questi prodotti nuovi escono ad un prezzo e dopo un po' hanno un prezzo più basso. No, io volevo il nero. Il nero un po' più sottile. Bene, adesso prendiamo in considerazione il signor monopolista. Quindi qui sotto è il monopolista. Come trattiamo il suo ricavo? Per trattare il suo ricavo dobbiamo scriverci una funzione di domanda. Se ricordate, quando le abbiamo disegnate, anche in questo caso, sono disegnate tutte le curve su un grafico che ha la quantità in ascissa e il prezzo in ordinata.
Quindi quello che io scrivo è una funzione di domanda a rovescio, perché è una funzione che dice che il prezzo, anzi facciamolo minuscolo che è molto meglio, scusatemi, è una funzione di domanda a rovescio in cui dico che il prezzo è uguale ad una costante più un coefficiente angolare negativo per la quantità. In verità questa è una reverse demand function, perché quella vera sarebbe quantità uguale alfa più beta, sempre negativo, prezzo. Okay? Però per motivi di comodità nel disegnare i grafici mettiamo sempre la quantità in ascissa. Quale sarà la funzione del ricavo del nostro signor monopolista? Il suo ricavo, R grande, è uguale al prezzo per la quantità, ma il prezzo è definito qua sopra, quindi sarà A più B quantità al quadrato, più un errore, ma l'errore lo lasciamo perdere. Ricordiamoci sempre che B è negativo. R' sarà uguale a 2B, sempre negativo, Q. Di conseguenza è molto inclinato R'. Inclinato il doppio di quanto è, scusate, qui ci ho perso un Q per strada, scusatemi, se no non sapevo da dove iniziava la funzione di ricavo marginale, è inclinato il doppio della funzione di domanda. Questa è la funzione di domanda, la funzione di ricavo marginale, che includo in due quadrati, è inclinata il doppio. Dunque, nello spazio che ci ricordiamo è disegnato a rovescio con Q e P, se questa è la funzione di domanda, la funzione di ricavo marginale cade a metà tra 0 e l'intersezione con l'asse dell'ascissa, perché ha pendenza doppia. Questa sarà R' marginal revenue, e questa è la nostra funzione di domanda, quindi la demand function. Ok? Dubbi fino a qui? Allora, il monopolista che sta cercando questo punto qui disegna qui sopra mentalmente, analiticamente, quello che volete, la curva di costo marginale. E qual è il punto di massima convenienza? Questo. Con il prezzo P sovralineato. Qualsiasi altra quantità produce un profitto minore. Se fossimo stati in concorrenza perfetta, dove sarebbe stato il prezzo? Più in su o più in giù? Scusate, cominciamo dalla quantità. Scusate, bocciata eterna, a pagamento, gratis, bocciatelo. Il prezzo non è qua. La quantità è qua, ma il prezzo lo vado a leggere blu, sulla curva di domanda. Prezzo lo vado a leggere sulla curva di domanda. Deciso che io produco Q sopralineato, i consumatori mi compreranno Q sopralineato al prezzo P sopralineato, perché i consumatori operano su questa curva di domanda. Scusate l'errore marchiano. A questo punto,
Mi dite, se fossimo in concorrenza perfetta, dove si sarebbe fermato il prezzo? Lo facciamo bello verde, brillante. Qual è l'equivalente di questo punto riportato in questo grafico? L'incrocio tra che cosa e che cosa? L'incrocio tra la curva, il costo marginale, e il punto della curva di domanda in cui il prezzo è uguale al costo marginale, l'equivalente di questo. Non più sulla retta del prezzo stabile per il singolo piccolo produttore, ma del prezzo variabile per il monopolista. Se fossimo in concorrenza perfetta, la quantità prodotta sarebbe maggiore, quantità di concorrenza, e il prezzo di concorrenza sarebbe minore. Questo è il motivo per cui l'economista dice no al monopolio. Non perché il monopolista faccia profitti maggiori. Vi ho già detto che questo è un problema incidentale. Se fa profitti maggiori, li tasseremo e con il ricavato costruiremo non so che cosa, ma qualcosa di utile socialmente. Invece, in questo modo abbiamo un prezzo più alto, una quantità più piccola, il prezzo del monopolista è questo qua, la quantità del monopolista è questa qua, e perdiamo tutta questa zona di rendita, rendita del consumatore e rendita del produttore. E si dice che questa è una perdita secca, senza compensazione, per l'intera economia. Dunque, non vogliamo il monopolio. Domande? Poi magari, se volete capire meglio, vi ripassate il pezzo che abbiamo detto sulla concorrenza perfetta e li confrontate. 6 vs 1. Domande su questo pezzo? Guardate che potreste costruire un bel modello di economia che con uno switch passi da tante imprese a una impresa o a poche imprese. Se sono tante, abbiamo la concorrenza perfetta perché ciascuna è influente sul mercato. Se ce n'è una sola, il suo punto di convenienza diventa il monopolio. Se sono alcune, lì è divertente. Ma attenzione, nella simulazione non gli diamo le formule al signor monopolista, gli diciamo prova. Online c'è un modello, adesso vado a vedere se si è svegliato il signor MyBinder. Online c'è un modello di monopolista che procede a prove ed errori. Ma prima lasciatemi vedere se MyBinder ce la fa. Ce l'ha fatta, molto bene. Allora, siamo dentro a Slab Online, folder 6. Guardiamo il progetto Basic. Nel progetto Basic ci sarà il modello, ci sarà l'agente e ci sarà lo schedule. Prima di tutto, notate che lo schedule c'è due volte. Come file di testo, generato dalla traduzione del file XLS e nel file XLS. Se Slab non trova il file XLS, pretende di avere il file TXT, se no va in errore. Se trova il file XLS, cancella il TXT e lo rigenera. Quindi sono sempre automaticamente allineati. Il file TXT ha questo aspetto qua. Number o... Questo ha tanti significati. In italiano cancelletto, per un americano vuol dire number, per un inglese vuol dire pound e per un musicista vuol dire sharp, quindi decidete voi, chiamiamolo cancelletto. Cancelletto 1, siamo al tempo 1 della simulazione, tutti gli agenti insipidi devono mangiare, tutti gli agenti insipidi devono danzare, un agente insipido è un agente non specificato.
Poi specifico il tempo 2 in cui però non succede niente, ma il programma non va in errore. Mi dimentico di specificare il tempo 3, non succederà niente. Quindi per mostrare che il programma è robusto. Specifico il tempo 4, dove tutti devono danzare con probabilità 50%, e poi quelli di sapore C devono mangiare. Al tempo C5 succedono queste cose, al tempo 7 queste, eccetera. E dopo? Dopo non è specificato più niente. Se la simulazione va avanti, lo schedule non ha niente da dire. E vedremo che cosa succede. Notate che il programma è davvero robusto, per cui se per errore fosse definito il tempo 4 dopo il tempo 5, nel funzionamento sarebbero stati poi riordinati. Si consiglia di non farlo se possibile, però il programma è robusto. La stessa cosa sono bloccato perché non è chiaro come torno indietro. Davvero, eh? Non mi dà... Ah, è qua, scusate, è qua. Non vedevo dove era il foglio da cui ho partito, è qua. Eccolo qua. Il foglio Schedule XLS non posso aprirlo online per il semplice motivo che MyBinder non ha un interprete di Office. Allora che cosa faccio? Lo seleziono. Dopo averlo selezionato torno su e vedete che c'è download. Download mi scarica quel file, è questo. UPython è fatto molto bene. Io apro questo file e assomiglia moltissimo a quello che stavamo vedendo, semplicemente ben incolonnato. E la regola è: nella prima colonna ci sono gli agenti e le indicazioni del tempo, nella seconda colonna ci sono le azioni da compiere oppure le probabilità. Se c'è una probabilità, ci sarà l'azione nella colonna dopo. Da colonna E compresa in poi si può scrivere quello che si vuole, non sarà letto, sono dei commenti. Se c'è una macro, sarà qua. Io avrò un nuovo foglio che si chiamerà Pippo e nel foglio principale ci sarà scritto macro Pippo e poi farà qualcosa. Ok? Molto semplice. Allora, io voglio far succedere qualche cosa, decido che al tempo 3, dove non c'era niente, vedete che il tempo 3 manca, io qui aggiungo inserisci ancora, e dico che al tempo 3 gli agenti C cosa fanno? Mangiano. Bene, abbiamo modificato il programma. Dica. La macro come dichiara di andare a cercarla tra le altre schede invece di funzionare il programma? È un nome preceduto da macro. Ok, cioè scrivo macro. Macro Pippo, e quindi va a cercare uno sheet che si chiami Pippo. La ricerca la fa la library che si chiama XLRD, Read Excel, che è capace a aprire ogni foglio separatamente. Tanto controlla che ci sia, perché può anche non esserci. In questo caso Pippo non dà nessun fastidio, perché CEMA non è usato, ma non ci si accorgerà. Sarebbe grave se ci fosse l'opposto, no? Chiamo una macro che non c'è. Salvo, posso anche chiudere perché non mi interessa più, e adesso torno qui all'elenco dei file e dico upload.
Upload mi fa vedere che sulla mia scrivania, perché io sto puntando alla scrivania, c'è uno schedule XLS, mi chiede conferma di upload, mi avverte che sto rimpiazzando un file che c'è già, quindi è robustamente organizzato, e vedete che adesso schedule XLS è datato alcuni secondi fa. Quindi l'esecuzione userà questo. Mi sposto sull'altro foglio, quello iniziale. Ah no, scusate, abbiate pazienza. Di qua devo risalire nella cartella principale di Slap. È come se io fossi in una mia cartella. E lancio, per esempio, questo I run shell. Ingrandisco. Run, dice quale progetto? Basic. Dammi un numero casuale da cui partire, oppure uno e me lo scelgo io a caso. Vediamo 2022 quello che è. Gli agenti insipidi, quanti ne vogliamo? Due. Quelli non specificati, per esempio in un modello di borsa sarebbe quelli che operano casualmente. Quanti cicli? 5. Ha fatto, e andiamo a vedere che sia vero che ha gestito il time 3. I am test C agent nothing to it here. Questo è l'effetto che io ho aggiunto. E questi perché hanno operato? Qui viene la risposta importante, e la vediamo con calma. Abbiamo più livelli di schedule. Ci sono dei livelli superiori e dei livelli inferiori. Il livello più basso è quello descritto nel file Excel, che potrebbe anche non esserci. Facciamo tutto sui livelli superiori. Però sono più rigidi. I livelli inferiori sono più flessibili e sono specificati nel file Excel. Domande? Domani lo vediamo bene questo, ma adesso lo cominciamo a vedere. Torniamo al file system. Tra l'altro qui mi segnala in verde che il programma sta ancora funzionando, perché non l'ho spento, l'ho lasciato là. Qui c'è, sempre nel folder 6, sotto cartella basic, questi sono quelli che fanno i disegnini, poi ne guardiamo uno. Sotto cartella basic c'è un file che si chiama model actions. Eccolo qua. Model Actions dice: a ogni ciclo del tempo fai un reset, apri lo scatolone, vi ricordate, gli action group, che si chiama move, e lì c'è scritto di far andare a spasso gli agenti. Apri lo scatolone che si chiama read script. Che cos'è lo script? Quello che c'è dentro Excel o TXT. E eseguilo, e a ogni ciclo fai sta roba qui. Quindi nei cicli vuoti, comunque move viene fatto, perché era vuoto qui, ma non qui. È una gerarchia di schedule. Apparentemente è assai complessa, ma i problemi che noi affrontiamo sono complessi. E quindi è tutt'altro che inutile avere una gerarchia flessibile. Allo stesso modo anche il signor Observer, che siamo noi, il signor Observer possiede un suo schedule di alto livello che dice: caro signor modello, fai un passo. Interroghiamo tutti gli agenti per sapere qualcosa da loro. Chi lo fa? L'Observer, non il model. Il model non interroga mica gli agenti per sapere delle informazioni, li fa agire. Poi dice: caro signor orologio, vai avanti. Quindi pilotiamo l'orologio. Caro signor modello, un altro passo, chiedo ad un agente, eccetera. E poi quando sono arrivato qui, ricomincio da capo. Quando il numero dei cicli raggiunge il massimo richiesto, aggiunge un end qui, e incontrando end, la simulazione si ferma. E finisce gentilmente, come è finita qua. Vedete? Enter to conclude,
perché ha trovato end, enter to conclude, goodbye, e mi dice una cosa molto importante: to run again in Jupyter, remember to restart the kernel, perché altrimenti ho tutta la memoria del giro prima e può darsi che interferisca. E allora è qua, restart and clear output, il kernel si rilancia e vedete che siamo di nuovo da capo, il foglio è vuoto. Qui sono a casa d'altri, esco bene, close and alt, tutti gli altri sono file di testo, non hanno nessun fastidio, butto giù il sistema e non sto lasciando danni perché quello che era eseguibile è stato spento. Bene, concludiamo tra un minuto, qui ci sarà il disegnino del monopolio. A proposito di monopolio, vi ho messo un articolo dell'anno scorso, 2018, da 24 ore, su Amazon monopolista. Dice, ma non è vero che è un monopolista. Non è un monopolista, perché io le caramelle posso comprarle qui all'angolo. Però gli assomiglia tanto. Diciamo che è un oligopolista gigantesco con un altro oligopolista che gli dà un po' fastidio, che è Alibaba, bravissimo. Anche perché non ha detto Alibaba, perché di nuovo Alibaba e i 30 ladroni e Disney. E Alibaba, che è un gigante e che vende sempre di più anche al dettaglio. Anni fa bisognava comprare all'ingrosso. Quando avrò spento la cosa ve lo dico. E, no, lo dico subito, è interessante. Io volevo comprare un aggeggio e a Torino, nei negozi specializzati di prodotti per automobili, un aggeggio che mi era stato suggerito, mi sono trovato bloccato in tangenziale senza riuscire a aprire il bullone della ruota forata. Un po' non sono un ragazzo, ma un po' mi hanno spiegato che se la pistola pneumatica che l'ha chiusa non è calibrata bene, la apre un'altra pistola pneumatica, non la apre una persona. Oppure una leva, e c'è una meravigliosa chiave, apri i bulloni, telescopica, leva. Online, vado nei vari negozi di accessori auto, dice no, non esiste. Vabbè, non esiste. E Alibaba ce l'aveva ad un prezzo ridicolo, ridicolo, ma dovevo comprarne 100. Non le ho comprate, ho ancora cercato un po', alla fine l'ho pagata circa 10 volte il prezzo unitario di Alibaba. Allora attenzione, Alibaba è un monopolista, ma ci sono ancora grandi margini di commercio su quello, perché qui i 9 decimi del prezzo sono stati trasporto, un pochino, poco, e il ricarico dell'ultimo signore, dell'ultimo venditore. Invece Amazon mangia quello, perché fa il dettaglio e fa anche il trasporto sempre di più. Non che la consegna in vari modi, nell'armadio specializzato, insomma. Quindi leggete questo articolo, in effetti un po'. Nonostante ciò, economicamente è molto interessante, i profitti di Amazon sono deboli. È un oligopolista che non sa fare i prezzi. E infatti ha un grosso centro di studi sui prezzi e ogni tanto assume un po' di gente per fare i prezzi. Ma matematicamente proprio. E il profitto di Amazon è metà dovuto alla vendita di tempo di calcolo e metà dal commercio. E su una capitalizzazione di 1.000 miliardi, che fa impressione, ha un guadagno di 2 miliardi al trimestre. Dice tanto 2 miliardi, sì, ma è 2 per 1.000, di cui uno viene dalla vendita del tempo di calcolo. È un mondo molto complicato. Dove però è un oligopolio il tempo di calcolo in questo momento? È diventato un oligopolio che all'inizio era un monopolio. Sì, sì. Ce l'aveva nessuno. E adesso ci sono parecchi che vendono tempo di calcolo. Sì, sono Amazon, Google, Microsoft. Beh, ci sono anche dei piccolini interessanti, adesso non facciamo i nomi, non vuoi, ma microfono spento le dico anche un piccolino interessante. C'è Microsoft, c'è Google, certamente, e quindi è un oligopolio, più dei piccoletti che danno un po' fastidio, perché sui prezzi danno fastidio. E se scaricate, non lo facciamo insieme, lo lascio a voi come curiosità. Se volete fare una tesina,
Se volete fare una tesina su un mercato in cui ci siano gli operatori di concorrenza, poi invece diventano grossi, diventano oligopolisti, uno li uccide tutti e diventa monopolista, questo programma in NetLogo è una alpha version, quindi non è assolutamente finito, ma l'avevo fatto per discutere con degli altri professori, proprio allo scopo era discutere, ad un seminario. E il monopolista non sa le formule, non ha studiato economia, procede a tentativi, ogni tanto prova ad alzare il prezzo, ogni tanto prova ad abbassarlo, e alla fine finisce sul prezzo uguale al costo marginale, dopo tutti questi tentativi, perché è quello che gli dà comunque il profitto più alto. E quindi potreste fare una simulazione in cui il risultato non l'avete scritto voi, emerge dalla simulazione. Con oggi io mi fermerei qui, anche perché sono le 4, ma abbiamo anche fatto un po' troppe digressioni. E bon. Domani passate la voce che veniate in tanti, perché se qualcuno domani non viene mi dia adesso dei dati. Vi voglio schedare per fare un esperimento di rete neurale artificiale che è classificato.